አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው የሚሆነው ነው ያልኩህ ልና ትናገር ያልኩህ Ciao a tutti e ben trovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 21, l'ultima della prima stagione di almeno due pagine al giorno del sabato, il nostro appuntamento settimanale con i libri e le storie. Per perdersi e ritrovarsi. Grazie questa settimana a Samuele Benec per l'assistenza in regia. E vi ricordo, come sempre, che San, la sigla di almeno due pagine al giorno, è stata realizzata da Adriano Viterbini. Queste sono le coordinate per ascoltarci e per vederci su RBA in streaming sul sito rba.it, in radio FM 8780 in provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca. 88 in Valchisone, 96 60 in provincia di Cuneo, 91 50 in provincia di Imperia, 101 e 10 in Val Bormida, in TV sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB+, in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria nelle province di Savona e Genova. Io sono particolarmente contento di chiudere questa prima stagione di almeno due pagine al giorno con Alberto Schiavone in collegamento con noi. Ciao Alberto. Ciao Francesco, ciao a tutti! Allora Alberto, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per aver trovato un po' di tempo, un po' di spazio per noi, sei anche all'interno di una libreria, lo diciamo, la libreria Sciame di Arcore eh, alle porte di Milano, insomma, quando insomma, le nostre parole insomma, vengono fuori anche da una libreria per noi è sempre festa. Per cui grazie per aver accettato anche di raccontarci il tuo ultimo libro um, da, um, da una libreria. Intanto allora, prima di cominciare a conversare, ر dei temi del libro di cui parliamo questo pomeriggio che non cito ancora, ehm, voglio presentare Alberto Schiavone ai nostri spettatori ai nostri ascoltatori. Alberto Schiavone è uno scrittore nato a Torino nel 1980, ha pubblicato diversi eh, libri, il suo esordio del 2009 La mischia che viene inserito da Gianni Mura nei 100 nomi dell'anno su Repubblica, ha svolto per circa dieci anni la professione di libraio e qui la libreria di Torno, insomma, Alberto, no? Correggimi se sbaglio, e um, che l'esperienza su, su cui si basa il suo romanzo del 2012, La libreria dell'armadillo, uscito Armadillo. Per, per Rizzoli, sempre nel 2014, sceneggia il fumetto Belushi in missione per conto di Dio, edizioni BD, tradotto anche negli Stati Uniti da One Piece Books. Nel marzo del 2017 pubblica con Guanda Ogni Spazio Felice, aggiudicandosi il premio Fiesole Narrativa Under 40. Dal del gennaio 2019 è il romanzo Dolcissima Abitudine per Guanda, mentre nel novembre del 2020 scrive una biografia a fumetti di George Simenon, Alfabeto Simenon, sempre pubblicato edi da edizioni BD, disegnata da Maurizio Lacavalla. A febbraio 2023 esce il romanzo Non Esisto. Ecco qui. Uscito per eh, Clichy e sempre per le edizioni Clichy ha curato i volumi nella collana Sorbonne dedicati a Bonnil Rabale e Diego Armando Maradona. Attualmente vive a Milano e lavora per Feltrinelli Editore. Ci tengo a dire solo una cosa um, biografica innanzitutto, perché il luogo di R.B.R. ritorna. Io ho conosciuto Alberto Schiavone um, all'interno di una torre di libri a Torre Pellice il 28 luglio del 2017 mentre presentava Ogni Spazio Felice. Insomma, ho un ricordo molto bello di quel, di quel pomeriggio e di quell'incontro. Per cui sono contento, Alberto, fammelo dire esplicitamente um, e chiaramente di, di tornare a conversare con te intorno ad un libro Uh, non facile, ma un libro altrettanto poetico e bellissimo, duro e uh, poetico al tempo stesso, perché non esiste, um, non esisto, è un romanzo che innanzitutto parla di una donna che esce dal carcere e comunque sgombriamo il campo già da, da, da alcune diciamo, questioni, perché non è un libro sul carcere, ma un libro che parla di carcere e parla di libertà innanzitutto Alberto perché a un certo punto decidi di eh, mettere a fondare le mani dentro questa materia soprattutto la libertà fuori da un luogo di restrizione come, come il carcere Alberto allora intanto sono contentissimo anch'io di riconversare con te e ricordo anch'io molto molto bene mo, e con grande piacere quell'incontro di ormai tanti anni fa nel frattempo, come vedi, sono, sono usciti altri libri, che ha un unico sottotesto: stiamo invecchiando. <ride> Venendo al, al romanzo appena uscito, non esisto. E, mh, il perché? Il perché non lo so. Affonda forse le radici in tanti anni fa, quando io ho iniziato a conoscere e poi diventare amico di una persona che di carcere aveva fatto davvero tanti anni parliamo di 26 anni e una notte confessò a me e ad altre persone che il carcere gli mancava e chiaramente una, una frase così lapidaria e così importante, così tragica dal mio punto di vista aveva da allora iniziato a rimbombare nella mia testa e quell'esperienza, parliamo di più di vent'anni fa, è rimasta lì. È rimasta lì e nel frattempo ho conosciuto una donna che di carcere ha, invece ne ha fatto poco, anche se eh, parliamo di un anno, e un anno di carcere, comunque invito tutti a farselo per poi dire se è poco. E questa persona, una volta uscita di carcere, si era trovata a tabula rasa, a, a, al di fuori, quindi diseredata dalla famiglia, dai figli, dal marito e queste due esperienze hanno mh, lavorato dentro di me come spesso accade nelle storie poi io ho scritto altri romanzi tu sai che poi ho anche virato su un certo tipo di tematiche di protagoniste femminili anche faticose mh, ogni spazio felice parlava di un ex insegnante in pensione eh, alcolista, dolcissima abitudine era la biografia romanzata di una donna realmente esistita che per 50 anni aveva fatto la prostituta a Torino e, e qui c'è Maria invece, Maria su cui planiamo nel momento stesso in cui eh, si lascia un, il portone del carcere alle spalle. Si lascia il portone del carcere alle spalle e in realtà insomma, comincia un, un cammino fuori sotto questo cielo, che come tu scrivi nel tuo romanzo è un cielo uguale a quello di dentro, ma molto, molto più grande che mi porta comunque ad agganciare eh, innanzitutto la dedica di questo libro eh, insomma immagino che già insomma, tu hai già rilasciato diverse interviste hai fatto già diversi interventi in, intorno a questo romanzo e <coughs> eh, tutte le volte comunque fai riferimento a questa dedica perché questo libro è dedicato a chi non sa dove andare così come eh, Maria che in realtà si trova fuori dal carcere in realtà ha davanti a sé un mare aperto, un oceano direi, no? perché è ehm, poi la condizione di tante. Marie diciamo, del mondo al maschio e al femminile che si ritrovano diciamo, a dover ricominciare da capo e ti chiedo scusa per la banalizzazione ehm, non sapendo cioè, non, non potendo contare neanche sul numero di telefono, non lo dico a caso perché eh, non sto spoilerando niente subito all'inizio, lei ha un numero di telefono che chiama, che dovrebbe essere il numero di telefono di sua sorella che è un numero inesistente insomma, eh, sono tante le persone che non sanno dove andare dopo l'esperienza del carcere, no Alberto? Hai detto tutto benissimo, eh, sia sulla questione esistenziale, se vogliamo, del non sapere dove andare, che chiaramente si appiccica benissimo a chi esce da, da, dal carcere, ma si può appiccicare benissimo in generale a, a uno spaesamento, a, una, a un tentativo fallito di stare nel mondo di, di tante persone, di, di noi stessi, di, di, di chiunque. E, eh, e si sì, hai detto benissimo che sono molto orgoglioso e lo ribadisco eh, senza nessuna finzione, della dedica. È una dedica che mi è venuta veramente. Uh, dall'anima è una dedica che credo si appiccichi benissimo a questo romanzo il mio romanzo che io chiamo un po' del dolore è figlio di, di tante cose anche successe negli ultimi anni ed è figlio anche soprattutto del, del, dell'ultimo anno che ho vissuto io che è stato un anno in, che mi ha dato uh, certamente una um, un, un passo che, che poi è diventato quello, quello anche di questo romanzo, anche nel tipo di struttura, anche nel tipo di linguaggio che ho provato ad usare. Allora, Alberto, intanto, prima del primo passaggio musicale, dicevamo allora di questa dedica, insomma, alle persone che non sanno dove andare, ho raccolto un po' di. Come dire, anche di, di, di giudizi intorno al tuo romanzo. A parte Marco Missiroli che dice che insomma in questo libro c'è così tanta vita, scrive Missiroli, che ehm, assistiamo a uno dei miracoli della letteratura: aggiungere esistenza alla nostra esistenza sentendoci legati al mondo. Un libro prezioso. Io sono eh, d'accordo con Missiroli rispetto al fatto che sia un, 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 libro, molto, un libro prezioso. E comunque. Tu, come dire, rendi merito anche... Alla vocazione della letteratura, cioè dare voce alla singolarità, come ho letto anche in un'altra recensione, senza cedere alla statistica disumana. Um, è una storia che parla senza giudizi, è una storia che racconta questa donna senza giudicare mai. tenendosi lontano anche dalla statistica. Perché ti voglio eh, ti faccio questa domanda intorno alla statistica? Perché sarebbe, come dire, anche molto comodo e molto facile adesso come dire, eh, svicolare e dire. E chiedere their que... Come dire, un, un tuo pensiero intorno ai numeri disastrosi del carcere, alle carceri sovraffollate, alla situazione eh, molto complicata, diciamo, per usare un eufemismo, che vivono i, i, i detenuti, al fatto che la, 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 la recidiva è molto, ha una percentuale molto alta perché, insomma, dentro il carcere, eh, cioè, si esce dal carcere, come tu scrivi, peggio di come si è entrati, no? Per cui io non voglio chiederti questo, perché in realtà. Uh, questi sono, diciamo, sono materia per la politica, come, come tu hai, hai detto in un'intervista alla stampa di Torino quel giorno, qualche giorno fa, con un'espressione efficace, il carcere è il merdone perfetto, diciamo, no? infatti in campagna elettorale non c'è mai. No? E, mh, invece si parla diciamo, de, della vita vera, del ricostruirsi di una donna, Insomma, prima del primo passaggio musicale. Innanzitutto posso chiederti anche banalmente perché hai deciso poi... Uh, che sta dentro le, le, le tue corde, insomma, ancora una volta di raccontare una donna alle prese con eh, la vita che ricomincia e che fa i conti con la libertà che potrebbe essere un'altra gabbia, se vogliamo. Sto dicendo tante cose insieme, ma insomma, perché mi ha, mi ha travolto questo romanzo, nel vero senso della parola, Alberto. No, ne, ne sono molto contento e orgoglioso, quindi eh, so, sono anche contento che, che, che tu riesca a parlare al posto mio. Di, ah, spesso e volentieri gli intervistatori dicono cose più intelligenti degli scrittori, quindi va, va tutto bene. E tanto più che alla, alla domanda: perché hai scelto ancora una volta di parlare di una donna? Um, o, o potrei inventarmi una risposta intelligente ma non ce l'ho perché <ride> e, e, davvero non lo so mi viene meglio o, e potrei anche, anche qui millantare sensibilità particolari o uh, capacità di, a, di approfondimento particolari in realtà mi viene meglio certamente ho uno spirito d'osservazione o certamente... Il vivere con delle donne mi aiuta, ma credo non sia solo quello. Quindi l'unica risposta onesta che posso darti è non lo so, non lo so, eh, ma, ma, ma mh, ci riesco meglio, ecco. E posso dire che questa sincerità mi piace moltissimo. Senza starsi ad inventare troppe diciamo sovrastrutture, anche se, insomma, sul fatto che gli intervistatori a volte danno, dicono cose più intelligenti degli intervistati, insomma, ci sarebbe un po' da. <ride> insomma, poi ci, a volte ci... infatti ho detto, a volte. A, a, volte. a, volte, <ride> a volte, infatti. E, um, eh, allora siamo al primo passaggio musicale, anche a te Alberto ho chiesto eh, due brani musicali come sempre, insomma i nostri ospiti, cominciamo con il primo passaggio musicale dei Veils, questa è Deliver's Dance. Deliver's Dance dei The Vales dall'album The Runaway Found, uscito il 16 febbraio del 2004 per Rough Trade. Banalmente, Alberto, insomma, perché eh, ci sottoponi e ci suggerisci l'ascolto di questo brano oggi pomeriggio ad almeno due pagine al giorno? È un brano a cui sono molto legato per, per un viaggio, che, anzi, per il ritorno da un viaggio che feci e fu un ritorno molto malinconico e per la prima volta lo ascoltai, quel brano. Non, non avevo con me strumenti come Shazam certo. e altri strumenti più semplici e chiesi alla persona che stava ascoltando, peraltro con, con il telefono, era tutto molto strano, cose che si sono sovrapposte e... E mi disse il titolo e gli autori di quel brano, e da allora sono diventato un grande fan de, di quel gruppo. E, e questo brano mi, mi si è appiccicato addosso. E il mood che, che esprime penso che stia molto bene dentro, dentro la storia di Maria. Allora, per tornare a parlare di Non Esisto di Alberto Schiavone, eccola qui ancora la copertina, molto bella, tra l'altro anche la, 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 il disegno di copertina è davvero molto bello e eh, voglio citare l'autore David Cristobal Lozano, insomma, si parla eh, anche attraverso eh, questa, questa immagine di un, eh, di un, di un fuori. Per, insomma, in cui si ragiona di um, libertà o di un altro uh, recinto. Insomma, è proprio vero che a gabbia aperta si può davvero spiccare il volo? Insomma, evidentemente, per Maria, non è proprio così, se vogliamo, no, Alberto. Sì, ci sono, sono delle sofferenze diverse, così come ci sono dei dolori diversi, delle fatiche diverse, Tutte le, tutti noi. Abbiamo, abbiamo come dire, una, un serbatoio capace di sia contenerli e sia di gestirlo, poi que queste, que questi avvenimenti e queste emozioni che ci arrivano. E la libertà, che è la, una parola che è, maneggiamo con molta disinvoltura cioè. e a volte anche leggerezza, e spesso e volentieri diventa un'occasione persa. Uh, per alcuni diventa una, una forma um, di trappola, pensiamo appunto a chi, di chiunque noi si trovasse da un momento all'altro, a dover uscire da una porta, un cancello, una finestra o qualsiasi cosa, e dall'altra parte c'è lo zero assoluto, lo zero assoluto dei sentimenti, ma lo zero assoluto anche banalmente del uh, dove vado a mangiare e dove vado a dormire. Ed è, ed è un pensiero che credo facciamo troppo poco spesso perché poi le situazioni disastrose degli ultimi siamo sempre più eh, abituati ad osservarle tramite uno schermo e, e la nostra indignazione spesso si, si ferma al commento, al cuoricino, ma poi spesso e volentieri certe situazioni sono anche fuori dalle nostre porte. E di quelle abbiamo già meno voglia di, eh, di occuparci. Pensiamo, appunto, tu hai detto bene prima con la mia definizione del tema carcere: se vogliamo essere un po' più eleganti, il carcere è comunque il tappeto sotto cui buttiamo quello che non vogliamo far vedere. Infatti, appunto, non se ne parla mai in maniera seria in campagna letterale, se non in questi momenti in cui c'è da urlare da una parte o dall'altra su. Sul, su questo aspetto io mh, e tu e ti ringrazio anche per non avermi chiesto statistiche non avermi chiesto un parere da intenditore perché lo ribadisco io sono un narratore e non ho voluto scrivere un libro sul carcere o sulla condizione carceraria eh, da un punto di vista né sociale né da un punto di vista appunto di eh, un um... Un addetto ai lavori, e lo premetto anche negli incontri che sto facendo, tanti dentro le carceri. E questo viene apprezzato perché mi darebbe fastidio in senso opposto andare io a, a raccontare a loro che cosa si prova. Io Infatti, in Alberto, Italia. a proposito di questo, ecco, ho visto eh. che per esempio il 15 febbraio <coughs> hai realizzato un incontro intorno a Non esisto alla um, biblioteca del carcere di Bollate, per esempio a Milano. Insomma, e hai avuto anche altri incontri, dici, probabilmente ne avrai ancora. Ma consentimi, diciamo, da, da lettore del tuo libro, da, da um, osservatore anche di, 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 di questioni legate anche, um, anche per pregresso lavoro, diciamo, um, Rispetto alla, all'attività dentro le carceri, a ciò che succede dentro le carceri, eh, consentimi questa domanda che so benissimo che suona molto banale, però insomma. Eh come si presenta un libro come questo dentro il luogo da cui eh, viene come dire, il personaggio principale del romanzo? Lo so, eh, ribadisco che è una domanda davvero molto banale, ma quali sono diciamo, eh, gli elementi, le accortezze o si va eh, da, da usare, o si va senza rete a raccontare questo libro eh, dentro un carcere? Non è una domanda banale perché è la domanda che mi sono fatto anche io. Sono stato io contattato da persone che lavorano intorno, dentro o fuori dal carcere, ma comunque le persone legate a, al carcere. Sono stato contattato e, e io ho premesso che sarei probabilmente stato anche in imbarazzo. Eh, io ero stato con altri miei libri in carcere a parlare. Certo. Ai detenuti eh, però in questo caso mi sembrava di andare eh, appunto a quasi profanare eh, o, in, o ad essere troppo baldanzoso con un libro che avesse come argomento quello che stanno vivendo loro e invece cosa che mi ha decisamente stupito dall'altra parte ho trovato invece una, un grande interesse perché chiaramente Uh, si scatenano anche dibattiti, c'è cioè un'immedesimazione evidentemente, un, un, un grande complimento che mi è arrivato da un detenuto è stato tu non me la conti giusta, secondo me tu sei stato dentro, <ride> cosa che mi è, è toccata prendere come un, un complimento. E, um, e quindi è chiaro che si va lì e, e, si, e si ascolta intanto, si va a presentare il libro ma non è la presentazione del libro uh, come vendita di prodotto, come spesso si fa fingendo esatto. di fare altro, si va lì e queste persone hanno soprattutto tanta voglia di dire quello che provano loro e questo è qualcosa che a me piace e, e, e apprezzo sempre perché da lì arrivano sempre tantissime storie è vero che le storie tristi spesso tendono a somigliarsi eppure eh, ci sono de de degli slanci d'anima importanti peraltro aggiungo anche un altro tassello a quello che si diceva prima sulla costruzione di questo romanzo un altro eh, motivo forse scatenante è stato quando io Cinque o sei anni fa ero andato in carcere a parlare di un altro mio libro ehm, con dentro la biblioteca, un ragazzo da, dai toni veramente di una delicatezza, di una profondità, dal, dall'eloquio anche molto, molto interessante, molto alto e mh, una delle leggi non scritte che non si chiede mai a chi è dentro, perché è dentro, cosa che io peraltro nel, nel libro ribadisco non facendo mai sapere al lettore perché Maria... In carcere e quella persona però mi incuriosì così tanto e mi colpì così tanto eh, che una volta fuori chiesi all'operatore come mai quel ragazzo, così di una stupidaggine per bene, eh, fosse lì dentro. E quel ragazzo aveva sgozzato a sangue freddo un, una persona durante la rapina, uccidendola. E questo non devo, eh, aveva fatto il collega Dostoevsky, aveva raccontato bene insomma, la, la nostra capacità di, di arrivare nell'abisso e risalirne se, senza fare una piega o quasi, e quello mi ha raccontato tanto di quello. Maria non è un innocente, eh, come ben hai potuto leggere. Maria non è un innocente e poi insomma hai appena citato insomma, il caso di questo ragazzo um, uh, e ci sono anche delle, um, dei, dei, dei tratteggi all'interno del tuo romanzo di, alcuni, um, di alcune figure che um, all'apparenza non avrebbero mai potuto come dire, commettere il reato che poi tu invece racconti dentro queste uh, come dire, ci sono anche queste fotografie di, uh, di, 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 di persone che eh, Maria incontra all'interno del carcere e che, che ricorda, perché ci sono dei flashback, ci sono per esempio anche degli episodi tratti dalla cronaca carceraria o dalla storia o dalla, anche dalla mitologia, insomma, eh, quasi a a illuminare diciamo, il, o, o a far deviare il percorso. Io l'ho letto e, e insomma, ho, ho provato questa, come dire, uh, um, uh, questo disorientamento um, che, che mi, ha, mi è servito diciamo, dentro la, la, la lettura diciamo, complessiva del, della storia. Anche lì tu potrei dirmi fatti fatti tuoi, insomma, perché hai usato, come dire, eh, questi elementi così diversi, diciamo, della mitologia, ma anche storie, anche efferate, diciamo, no? Di, che, che vengono dalla cronaca eh, e così via, insomma, Alberto. Volevo, mh, volevo portare Maria fuori da un contesto così microscopico come quello della sua vita e basta. E volevo inserirla all'interno di, uh, di un universo, uh, di, di, di altri universi ancora inesplorati, e in modo da far diventare la sua storia pari a quella di, di Marco Polo, pari a quella del, uh, delle stelle, pari a quella di un uh, pittore pazzo, pari a quella di altri personaggi che cito o altri personaggi inesistenti che. che di cui racconto la storia dentro il romanzo volevo che tutto come dire eh, si somigliasse tutto facesse parte di, di uno stesso schema che ovviamente sfugge totalmente alla nostra eh, conoscenza e comprensione perché a un certo punto come hai visto parlo della distanza di milioni di anni per esatto. raggiungere probabilmente altri luoghi abitati o chi lo sa in ogni caso siamo siamo briciole e, e siamo briciole rumorose, però. Bellissimo, siamo briciole rumorose. Intanto, allora, siamo in coda alla prima parte di almeno due pagine al giorno, spazio alle GR di popolare network, tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno, questa è l'ultima puntata della prima stagione della trasmissione eh, del sabato, nella versione del sabato, questa settimana siamo con Alberto Schiavone, stiamo raccontando, eh, o almeno stiamo provando a raccontare i contenuti, gli elementi all'interno del romanzo Non esisto uscito per edizioni eh, clichy. Eh, Uh, Alberto allora insomma, questo è un libro anche uh, dove si, si percorre un sacco di strada anche, no? perché Maria percorre un sacco di strada sia uh, fisicamente che anche emotivamente è piena di incontri è piena uh, anche di mh, diciamo di, di, di carità semplice perché mi piace anche un passaggio in cui insomma uh, mette a disposizione Maria e quasi salva una persona, ma non voglio dire altro, però restituendoci l'idea che veramente eh, la carità, come dire, la compassione sono, come dire, sono semplici da, 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 da esercitare se c'è veramente un coinvolgimento reale. Dicevo che c'è tanta strada perché eh, c'è anche una bicicletta che lei usa per insomma, andare anche verso, se vogliamo, eh, una... Un mondo diciamo più più bello, insomma, mi vengono soltanto eh, considerazioni molto, molto semplici, anche molto banali oggi pomeriggio. Perché è questo forse quello che, che Maria eh, ricerca: insomma, con tutta questa strada, anche sotto questa bicicletta arrugginita che prende da casa della, della sua famiglia. Tra l'altro la, la fotografia della sua famiglia che le, lei va a, a trovare è una fotografia raggelante, mi viene da dire perché insomma c'è questa freddezza totale nei confronti di questa figlia che forse hanno dimenticato o che vogliono dimenticare. Tanta strada per provare a, a ripartire anche qui. Festival della, della banalità, Alberto. Da parte mia, eh, ovviamente. No, eh. uh, il, il tentativo di. Eh, è caparbia, Maria. È, è un'anima sconfitta, ma è, ma è caparbia. Intanto è vero che uno dei. Eh, dei puntelli più, più frequenti del romanzo è cammina Maria, a volte lo dice lei, a volte glielo dico io come narratore e, e, e comunque ha questa spinta in avanti. Eh, è stato bello, un libraio mi ha detto, quando lei va in avanti il mondo dietro prende fuoco, perché comunque pur essendo un'anima un fragile ha, ha, questa, ha questa potenza e questa... Anche cocciutaggini, anche questa idiozia probabilmente del comunque andare avanti. Um, ha avuto una vita evidentemente faticosa, però non, ha, non arriva da, da ambienti di quelli in cui puoi aver scritto in fronte tu finirai in carcere. La, certo. la sua famiglia raggelante in realtà è una famiglia che in altri tempi si sarebbe definita piccolo borghese. Non è una famiglia in cui c'è il padre che fa fuori dentro dalla galera, il fratello tossico, eccetera. È una famiglia tutto sommato uh, mediocre e normale, come ce ne sono tantissime. Abitano in provincia, hanno fatto dei lavori, la sorella ha i figli, eh, eccetera. Quindi eh, questo movimento in avanti di Maria, questo movimento perenne, disperato, è comunque il, il gesto di una persona che... Eh, che che crede che da qualche parte ci sia uh, una soluzione all'infelicità. E a un certo punto però scrivi anche un'altra un di quelle frasi che mi sono stampato un po' in fronte, perché dici che eh, dove non coincide la realtà siamo sempre migliori, perché quando insomma siamo un po' lontani dalla realtà cruda di tutti i giorni, insomma forse siamo meglio di quello che pensiamo di essere, no Alberto? Sì, questo in realtà è un retaggio che ho rubato anche da... Io mi sono occupato per studio dei, degli scritti e delle opere degli internati in manicomio sure. e di un paio di loro ne parlo anche in questo libro e li ho anche affiancati un po' anche facendo una psicoanalisi chiaramente errata e, e, e presuntuosa a, a Maria. Perché è chiaro che chi ha avuto una vita sfortunata o sbagliata, o che crede sfortunata e sbagliata, nel, nel, nel più delle volte prova a ricostruirla o a reinventarla eh, migliore o a crederla migliore, a volte in maniera, come dire. Con, con una cattiveria agonistica, a volte invece, come in quel, nel caso di Maria, con una dolcezza quasi fanciullesca, cioè eh, la speranza di, di, di sapersi riscopri riscoprirsi migliori. Eh, Alberto, insomma, prima del, del secondo passaggio musicale. Eh... Un, un elemento interessante ehm, che voglio condividere con te è questo, perché insomma, quando eh, lei si trova comunque a soccorrere qualcuno, insomma, eh, tu le fai anche insomma, quasi eh, pensare questa cosa qui. Eh, il carcere le ha insegnato il rispetto per il dolore, che molto spesso invece... Noi da questa parte non, non abbiamo nei confronti di chi vive come dire, anche una situazione eh, di privazione della libertà come quella de del carcere. Perché tu scrivi anche di quei no eh, che noi buoni eh, diciamo elargiamo con grande eh, serenità alle persone che sono in difficoltà. È molto più semplice dire di no. Invece ehm, Maria ha imparato questo rispetto per il dolore. Ed è un rispetto che trasuda dalle pagine del, del tuo libro in maniera molto molto forte, Alberto. Sì, se c'è un tentativo di riflessione, e, come dire, di sottotitolo di questo romanzo, sicuramente è quello del, del rispetto e della comprensione, almeno mm. del dolore, del dolore degli altri, che spesso non è detto coincida con il nostro certo. o non ha la stessa origine del nostro. Però sicuramente... Uh, guarda, ho avuto la lettura. Io non sono un, uh, un praticante, non sono religioso in senso stretto, pur avendo suppongo, una spiritualità in, mia che devo ancora, probabilmente, imparare a conoscere. Ma un, un prete ha letto, ha letto il romanzo: è un prete che legge tutti i miei romanzi e mi scrive queste lettere a mano molto belle. Ha detto che uh, la vicenda di Maria. Il, uh, gli è apparsa come una vicenda di purificazione. Eh, mi è piaciuta come, come immagine. Un'immagine che, che, che ci piace molto. Insomma, allora, noi siamo al prossimo passaggio musicale, che è assolutamente eh, perfetto insomma, per il ragionamento di oggi pomeriggio: recuperiamo dei 24 grana carcere. E questa è Carcere dei 24 Grana dall'album Ghostwriters uscito il 31 gennaio del 2008 per la canzonetta, una canzone Alberto in, in, in napoletano, stretto napoletano, che è praticamente una fotografia perfetta che affianchiamo al tuo romanzo se vogliamo. Se sei d'accordo Alberto, no? Assolutamente, da a loro sono ai 24 anni sono molto legato non solo per questa canzone, ma in generale per quasi tutta la loro produzione, eh, perché sono, mi hanno accompagnato nei miei vent'anni. E come ben sai spesso le cose che ti accompagnano nei, nei vent'anni che colleghiamo spesso alla, alla felicità e a quella che chiamo la mia seconda vita a Bologna sono, sono ricordi belli i 24 grana sono state la colonna sonora di tante mie serate eh, molto belle e, però è una bellezza intelligente non, è, non sono solo canzonette come si suol dire. <ride> non sono solo canzonette, sono d'accordo con te Alberto, intanto volevo chiederti in questo ultimo scorcio insomma, di conversazione con te intorno a, al tuo libro, insomma, abbiamo, si è detto degli incontri ehm, dentro il carcere che sono focalizzati se vogliamo in qualche modo, ma ehm, ho visto anche da, da, dal, dalla tua pagina insomma, su Facebook che hai un calendario molto, ehm, molto fitto, di, di incontri, ma in, questo, eh, in questa prima fase di incontri, diciamo, quali sono le reazioni del, dei, dei lettori a un, a un libro come questo? È una bella domanda perché. Ehm... Perché ora iniziano ad esserci, le presentazioni sono le prime, io ho un tour molto lungo di cui sono molto orgoglioso perché sono tutte presentazioni spontanee, mi chiamano e io raramente riesco a dire di no, compatibilmente con la mia vita, altra. E, e quello che mi piace, mi piace tantissimo, sono, uh, è lo stupore di chi, di chi legge le, le, le mie storie, lo stupore di scoprirsi dentro, lo stupore di chi... Eh, ci cade dentro e non se ne riesce a staccare, sono su grandi soddisfazioni. Io ricevo poi i messaggi anche in privato che sono eh, di persone che più o meno hanno avuto a che fare con eh, storie di sofferenza o di dolore o comunque di, di voglia di fuga, Ecco, perché appunto non, non, è, un, non è un romanzo mh, di espiazione. È anche un romanzo che contiene una, una forza intrinseca di, di voglia di andare via, di istinto di andare via, dove appunto non, non si sa perché altrimenti non l'avrei dedicato a chi non sa dove andare. Esatto. E, ma intanto um, è anche interessante come eh, ci sia questa eh, necessità di cercare anche in questa storia, ma anche in questo mondo, il bordo giusto del letto. In cui sta, insomma, ho trovato questa immagine eh, molto bella perché credo che, insomma, anche quando andiamo a letto abbiamo bisogno di sentirci rassicurati e questo di cercare il bordo giusto del letto mi è piaciuto molto, così come anche le riflessioni che tu fai all'interno del tuo libro intorno all'incubo degli adulti, che è quello del, dello sbagliare, del fallimento, è un, è un incubo che ci assale continuamente no? e con il, co, con il quale probabilmente fa anche i conti, se vogliamo, Maria, che però ha un, altra, un altro campo da gioco dove, dove giocare quella partita. No? Forse ho sbagliato sì, poco in questo giro. Siamo in, in una società amplificata enormemente dei social in cui... La performance, e la felicità, più delle volte finte, la contentezza, il divertimento, sono sempre lì messi davanti. Eh, e, e poi le, le malinconie, le cadute sono invece rare o sono addirittura edulcorate o sono. Spesso e volentieri strumentalizzate per ottenere altro. Mi piace invece ribadire la, la nostra in, incredibile capacità di inciampare continuamente nella vita. La, la, la nostra fragilità è spesso goffa e la stessa nostra esistenza è goffa. Ogni tanto abbiamo delle. Mh, degli istinti di megalomania che sbattono contro il fatto che abbiamo un segmento di vita tutto sommato molto, molto limitato all'interno appunto della stessa storia umana, ma figuriamoci nella storia degli universi. Sulla stampa Torino, e qualche giorno fa in un'intervista che abbiamo già citato, ehm, ti è stato chiesto che cosa sia la libertà e tu hai detto che è un'occasione persa. Adesso ehm, vorrei anche che tu ci dicessi perché è un oceano in cui si soffre dal primo minuto, mentre i social ci hanno mandato in pappa il cervello e aggiungerei io, dandoci la sensazione di essere performanti e meravigliosamente felici ma in realtà non è così perché come tu dici anche siamo dei tossicodipendenti da quella performance ma per tornare alla libertà perché la libertà è un'occasione persa Alberto perché mh, ci, ci siamo convinti che sia un, uh, un elemento dato per scontato e la usiamo spesso nei contesti sbagliati uh, nuotiamo dentro il nostro stagno di libertà eh, senza più avere o senza mai aver avuto mh, davvero la capacità di capirne l'enormità l'enormità da un lato e la semplicità dall'altro molte cose sarebbero più semplici riportando tutto a, a dimensioni diciamo di, di prossimità di, di normalità di mh, delle cose semplici adesso non voglio fare veramente né luddista e nemmeno dire cose stupide riguardo alla decrescita felice eh, però è vero che tendiamo più spesso credo che, che in passato a occuparci il tempo e a occuparci il cervello di cose più che a usarli a usarlo il cervello, a usare il cuore, a usare le mani, a usare i sentimenti, gli occhi, eccetera. E allora, insomma, questi sono eh, solo alcuni insomma, dei contenuti ehm, del libro, dell'ultimo romanzo di Alberto Schiavone, Non esisto, uscito il 14 febbraio per edizioni cliché. Come tu scrivevi qualche giorno fa, ehm, anche per Non esisto indosserò scarpe comode, mi getterò in pista. Se qualcuno ti invita a ballare, devi ballare. Quindi buona danza rispetto a questo calendario fittissimo di presentazioni in giro ehm, del, del tuo ultimo romanzo. Noi, ehm, Alberto siamo in coda a questa eh, nostra conversazione, io auguro a te e a Non Esisto eh, lunghissima vita perché è un romanzo che deve girare, deve essere acquistato, deve essere letto, deve essere regalato come lo diciamo sempre come un mantra. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi oggi pomeriggio a chiudere questo ciclo di appuntamenti con almeno due pagine al giorno, spero sia stato un buon tempo anche per te. Grazie ancora per essere stato con noi oggi pomeriggio Alberto. Lo è stato, grazie a te Francesco e grazie a tutti quelli che sono rimasti con noi in questo tempo, davvero sono molto grato. Grazie. Grazie a te allora buon proseguimento, buon lavoro e buona serata e noi siamo giunti al termine della puntata numero 21, l'ultima della prima stagione di Almeno Due Pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica ehm, 11 marzo a mezzogiorno e il 12 marzo. Il podcast Audio e Video sarà disponibile da lunedì sul sito rbe.it. Voglio ringraziare in coda infinitamente RBE per la fiducia e la libertà che mi è stata concessa nella realizzazione di almeno due pagine al giorno. I tecnici audio e video, a partire da Samuele Benec oggi pomeriggio, ma anche Matteo Crespo, Matteo Crespo, Michele Comba e Mattia Astesano. Tutte le puntate di questa prima stagione, vi ricordo ancora, sono disponibili sul sito rbe.it, così come le puntate dell'appuntamento quotidiano di almeno due pagine al giorno, in onda da lunedì al venerdì alle 10, la nostra rassegna stampa culturale sul mondo della cultura. E ricordate... C'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti.